musica viva, gridiamo e viva, ed i problemi no, non ci sono più. La puoi cantare e anche ballare. La musica viva con noi, la musica viva con noi. Sì! Una puntata di Musica Viva, la trasmissione della musica da ballo. Voglio salutare subito perché qui ci abbiamo il super ospite già che sta scalpitando, Giorgio Graziano. Buonasera Marco, super buonasera. Ospite, grazie. È super ospite Giorgio, ovviamente. Esatto. Sì. Posso dire che un po' sfigurate voi due questa sera, eh? Sì, devo dire. Ma non è vero. Ma è già un bel po' di tempo che sfiguriamo, caro comitato. Non è solo questa puntata. Questa sera particolarmente. Esattamente. Avrete senz'altro riconosciuto, ladies and gentlemen, signore e signori, Francesca Mezzadri, la cantante di... la cantante dell'orchestra di Gabriele Zignoli, delle Sottane, e poi dopo? Luca Caminati. E poi all'occasione, dipende, se c'è bisogno, Che cosa? Faccio anche da sola. Siamo in fascia protetta, mi raccomando. mi raccomando. Ma se c'è bisogno faccio la badante a Ziglioli, adesso che c'è un po' la schiena traballante. Anzi, lo salutiamo. Ciao maestro. Non lo sapevo. C'è la schiena un po', a furia di tirare su delle casse, delle V20. E... si chiama facchinaggio artistico. No buono. Ma perché la Francesca ci è venuta a trovare ancora? Poi dico perché? Perché è vicina. A parte quello lì. Che sei vicina, a parte che prediligiamo sempre l'orchestra nelle nostre zone. Esatto. Ma perché ci abbiamo dei video nuovi da farvi vedere? Devo dire che questa sera la mia band preferita perde qualche punto di fronte Francesca. Devo essere sincero che mi dispiace per i poveri Mabrutti, ma qualche punto, però rimango nel cuore. Certamente. Salutiamo naturalmente il comitato. L'abbiamo sentito, il comitato. Ecco, allora Francesca, ci abbiamo tante novità, ci abbiamo delle canzoni nuove, perché la Francesca è un vulcano sempre in eruzione, continua a fare sempre delle canzoni nuove, sempre tutta la così. La lavoro a botta, come dicono a parte. E poi dobbiamo anche cominciare a parlare di un progettino. Che è lì, pronto. Sboccerà primavera? Chi lo sa? Noi ci lavoriamo. Speriamo prima, primavera, chissà dove siamo. Adesso le stagioni sono tutte strane. Noi stanotte lavoriamo tutta la notte per cercare di portare avanti il progetto. A proposito, comitato, lei sa che giorno è oggi? No. Oggi è il 71 di agosto. Chissà la temperatura. In effetti, domani 72, 73. Esatto, finché non viene freddo, perché ottobre c'è ancora 30 gradi. Ieri sera 32 gradi e 600 metri a specchio. Per cui 31 e mezzo forno. Allora, Francesca, andiamo subito il via con un bel video, un bel video nuovo, così fresco. Come si chiama? Stiamo attenti con le vocali finali. Mediterranea. Ecco, vuoi parlarci subito di questo video o lo parliamo dopo? Andiamo a vederlo, poi parliamo. Io devo dire che ho spiato. C'è della bella roba, Merita. Prego. Vediamo. Non vedo l'ora. Vediamo. Fuori sole, ma non vedo te. Le due facce dell'amore, una so che ne ha bisogno di stare con qualcuno anche senza un perché. Se il
protegge dondola per me. Le onde di galassie senza stress, ma non ti perdo fra le stelle. La luce tua è fra le più belle, fra le più belle. Scorrere, ma non ti perdo fra le stelle. La luce tua è fra le più belle, fra le più belle. Anzi, quattro. No, io voglio far notare che qualche giorno fa il nostro Gigi è stato al mare. Sarà stato, sì, in costume bene come lei? O... Ah, no, no, è no, tutto no, da Gigi vedere. In costume c'era allo stuolo di ragazzate. Che, non si è ripreso, però. No, non si è ripreso. Allora, voglio far notare un'altra cosa. Dunque, sì, fino a quando non abbiamo mandato questo video, nonostante noi eravamo a un mi piace. Esatto. Pum, 7-8 mi piace in due secondi. In due secondi proprio, ecco. Allora, poi c'è Franca Branduschi che ci dice buonasera a tutti e complimenti. Francesca, bellissima canzone. Grazie. Se fosse Franco direbbe bellissima anche lei, però è Franca. Quindi Franca. E poi buonasera a tutti da Andrea Casonato, da sì, Andrea, da San Donà di Piave. Andrea! Grazie che ci stai vedendo. Interregionali, come i treni, siamo dei treni. Va bene. Basta. No, se volete vi dico anche tutti i nomi di quelli che ci hanno messo mi piace, vediamo un po' che c'è. Dopo. Va bene, dopo. Intanto parliamo un po' con la Francesca, perché io sono curioso. Ci vuoi raccontare del video? C'era un mare bellissimo, un cielo super. Dov'eri? Vabbè, ho svalicato appena. Sì. Non la manica, ma la cisa. La cisa. E ero tra Marinella e Marina di Carrara, come dicono loro. Esatto. Carrara. Esatto. E c'era una giornata veramente splendida. Splendida. E quando poi... si girano in studio i video c'è sempre bisogno di luci, fare. Lì, tranquilli. Niente. C'era un sole che spaccava le pietre. Belli tranquilli, abbiamo preso anche il sole, Abbronzati, sì, naturalmente. Sì, sì, sì.
pensa che bei posti ci sono in Italia che noi non conosciamo, cioè li diamo per scontati perché sono qua vicino, no? Allora dice, ma dove vuoi andare? A Marinella, no, come no, dire, no, è bellissimo. Non avrei mai pensato che poi alla fine venisse un video così carino. Abbiamo detto, ma sì, dai, proviamo. Vedi, il soggetto aiuta. Certo. Se avessi fatto io non sarebbe venuto così carino. No, no, c'era la luce obliqua, andavi in obliquo. Sai che volevamo mettere anche il bagnino dentro, voleva comparire anche il bagnino. Poi andava, non noi però. E però la Novalis mi ha detto anche no. Anche no, però non solo al mare, ho visto anche, ho riconosciuto il laghetto di Salso Maggiore. Sì, sì, c'era anche i cigni, le oche, le anatre, le tartarughe, i pesci rossi, era tutto. C'era una parte. Maremonti. Sì, maremonti, maremonti. Perché in realtà com'è la storia? Che questa ragazza, questa persona che sogna, vorrai essere al mare insieme a te. In realtà Salso Maggiore che deve andare a fare le cure termali, spera di essere al mare. Allora c'era il sogno e la realtà. Il sogno e la realtà, bravo, 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 bravo. Esattamente, ottimo, ottimo, bravo. Allora, dobbiamo anche ringraziare, che forse ci starà anche guardando tramite Facebook, l'autore di questa canzone, un nostro amico, sì. è un autore di casa nostra. Di casa, dal Bareto. Dal Bareto, vedogli al Bareto. No, no, dal Bareto, perché ci tiene a specificare. Scusi. Che io non sapevo questa cosa. Al Bareto. Albareto. Albareto, salutiamo. C'è molta, c'è tipo, ma c'è anche tra i diversi borghi del Bareto c'è competizione. Vabbè, ma allora avete qualcosa. Ci sono le contrade. Tra Varano Marchese e Medesano? No. No, tra Varano Marchese e Cella. Vedi, tra Medesano e Noceto. Vedi che allora Parmareggio. Tu pensa, pensa fra Borgotare e Albareto e i funghi, qual è più buono? Mio. Ah, certo. Se li tirano là. Salutiamo mio nonno che è un fungaiolo e va sempre al Bareto, parte alle 4 della mattina. Quindi ti dico anche quello di Albareto, ma noi non l'abbiamo mai detto, però no, no, ma mio nonno. Mio nonno va al Bareto da una vita. Ah, ecco. Salutiamo comunque l'autore di questa canzone che Lele Emanuele Curà, che e poi è diventato anche il chitarrista della nostra orchestra. Bravo, bravo. Ah, beh, certo, un ottimo chitarrista. Quindi. Bravo, bravo, canta, suona. Canta, suona, scrive, tutto. Guida anche, lavora anche, tira su bene le carte. Bene, ottimo, è un ottimo acquisto. Dica, comitato. Io ho un esperimento, lo proviamo. Se vuole provare. Esperimento per il futuro. Sì. Ah. Oppale. Oppala, eccoci qua. Ma che bella inquadratura con tutta la nostra pubblicità. Ah. Esatto. Benvenuto al nuovo sponsor che è Boccacci e Belloni. Esatto. Di Giaracella. Esatto, grazie a tutti i nostri sponsor che noi possiamo fare questa poi produzione. Adesso facciamo un gran marchettone, quindi intanto che vi parlate lui tutte le volte che lo sponsor blu le parla, così esatto. Ci fa cassa. Ma sai che la pubblicità è l'anima del commercio. Beh, grazie a loro che abbiamo questi programmi, insomma, bisogna così. Arredamenti. Ecco. Va bene, dai, poi dopo continuiamo dopo, dai, continuiamo, va bene. Cioè, poi continuiamo tutti. Ma che tecnologia! Noi in più abbiamo al Bareto, salutiamo anche gli amici della Baita che fanno pubblicità con noi adesso. Sì. Certo, ma dopo avremo una sorpresa, a tal proposito. Quindi ne parliamo dopo. Andiamo avanti, andiamo avanti come se niente fosse. Andiamo avanti con un altro bellissimo video, sì, sempre no? Un'altra novità, ma Francesca. Ma subito me le cacci così, subito. Ah. Allora, guarda in scaletta che cosa c'è. Sì. Questo è un pezzo in lingua straniera. Molto straniera, però vicino alla Magna Grecia. Raccontaci. Allora, questo brano lo cantavo anni e non fa con il mio maestro di chitarra, che saluto tanto, Emilio Orfarà. Ciao Emilio! Emilio Orfarà, che di Varsi, se non sbaglio. Abita Varsi. E insomma è una vita, lui da quando insomma è venuto a vivere in Italia, che insegna chitarra, tastiera nelle scuole, e ci sono capitata anch'io insomma. Certo. E abbiamo cominciato a fare dei concerti, facevamo insomma in giro un po' di concerti con chitarra lui e io voce, e cantavo anche questo brano, Unmaga Pass. E come? Unmaga Pass. Che vuol dire? Che dialetto va? Che tu mi dicono, ma cos'è? Che dialetto? È greco, vuol dire se tu mi ami. Ma perché Emilio è greco? Emilio è greco. Ah, è Arfara. 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 Sì, okay, non è proprio di Piantonia. No. Non credo. No. Però già di Borgotaro. Potrebbe. Basta che non sei di Albareto, a questo punto va sempre bene. Se no c'è un conflitto di autori. Ragazzi, qua al lavoro. Comunque, insomma,
E allora abbiamo detto, era solo chitarra classica arpeggiata, sì, sì, e voce. Mi è sempre piaciuto tanto, l'ho fatto sentire a Roberto e Cristina delle edizioni Novali, è bellissimo, però dobbiamo renderlo un po' commerciale per il nostro pubblico, un po' ballabile. Ballabile, esatto. E allora quel genio del Tonelli... Lampadina! Ma perché secondo voi Tonelli c'ha così tanti capelli? Perché c'è il cervello che spinge c'è molto. C'è troppa maruga, certo! Sì. È vinto prima il follicolo. Infatti mi sa che qua siamo tutti molto intelligenti. Sono scema, c'ho tutti troppi capelli. Però se è femminile, scherzo. Le donne sono tutte intelligenti. Ma scusa, ma ecco la baita, è un po' della baita che sta andando. Giacomo. Ma Tonelli è sempre quello di Studio Nord? Sì, è sempre lui. È sempre lui, però non nominatelo troppo, se no mi tocca fare la fattura alla televisione. Comunque lui... Mi ringrazio. Ma appena fa la televisione a te, occhio che arriva. Esatto. Comunque grazie a lui abbiamo trasformato il brano, riarrangiato, fatto un piccolo inedito, è diventata una rumba che, per chi non lo sapesse, al tempo lievemente più lento, i BPM, no? I battiti per minuto. Battiti per minuto. Un po' più lenti di una baciata. E di una beghina. E tipo una beghina, insomma. La rumba, allora, caro Giorgio, dai, tu spiega. Se vuoi... Come il tango è un ballo sensuale, esatto, la rumba io la trovo allo stesso livello. Quindi se devi conquistare una bella signora, falle ballare una bella rumba. Allora giovedì sera vado alla baita e imparo. Impara la rumba. Sta facendo la scuola. Vado là. Intanto, bravo. Guarda, intanto ascoltiamo che così adesso ma impari la Francesca, rumba. Chiamami. No, voglio, chi è che legge il titolo? Perché non l'hai visto, non è. Com'è il titolo? È Giorgio. Giorgio che legge il titolo. Che bravo! La prima, numero uno. Capaz, la capsa crónica.
sento? Si sente. Ed eccoci qua. Sì. Stavamo provando tutti i vari autoparlanti dello studio perché volevamo sentire bene questa canzone. Esatto. 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 Infatti adesso è partito tutto. C'è un'orchestra sinfonica che è andata. Voi non potete capire, c'è un pubblico vivace. Ma soprattutto molto numeroso. Allora, come siamo messi con Facebook comitato? Mamma mia, scusate. Allora, abbiamo Dante Bertucci. Buonasera a tutti. Un abbraccio alla bravissima Francesca. Ucci, poi... sento odore di Bertucci. Lui viene da Reggio, simpaticissimo. Mi segue sempre quando può. Buona serata Francesca da Giovanna Cenni, anche lei, poi vediamo un po' di mi piace, adesso ce n'è un po', devo leggere, che ragazzi il comitato oramai inizia a una certa età e inizia a leggere male. Allora, gli occhiali, Marico Lamour. Di Salso. Ombretta Molinari, vediamo se le sa tutte. Sì. Ci metto un attimo a fare. Via, chi è? Non si possono dire tutte le cose. Fiorella Bovolenta. Sì, Anna Gilardenghi. Dante Bertucci Vendetto, Cristina Morrini, Emanuele Curà. Abbiamo citato ovviamente dal Pareto, non sia mai che di capire donna. Saluto la Cristina Cri, Pasquale Palmiotto, Andrea Casonato e Bogdan Po, non si dice perché l'altra parola. E Monica Pelle, la nostra Monica che ci guarda, e Monica Pelle. Ciao Monica. Che ci guarda. Ciao e tutti. Poi abbiamo Love. Qua sono due donne, lovano Gigi. Per forza. Sandra Giori, Alice Tortini, a meno che il mondo moderno, un attimo, anche qua. Guarda, io non mi stupisco più di nulla, caro comitato. E quindi poi anche la nostra Giovanna Cenni che ci ha detto, ci lova anche lei. Bene. Poi ci ha mandato anche un messaggio alla nostra mitica Flavia di Varano con una sua richiesta. Delle sue, adesso vediamo se accontentarla, ma al massimo martedì prossimo lo faremo sicuramente. Vediamo se più tardi sarà possibile. Adesso farlo. Andiamo avanti ancora. Io voglio però fare i complimenti al nostro tecnico Gianluigi Bazzani, perché abbiamo avuto un po' di qui pro qua all'inizio, ma è riuscito a mandarci. Bravo Gian! È lui che decide se metterci in onda o no, quindi bisogna... Se ci comportiamo male ci taglia fuori. Lui spacca tutto, esatto. Meno male che Gian c'è. Esatto. Allora Francesca, non dire niente, ma adesso mandiamo in onda un video del nostro Giorgio, perché lui ogni tanto, una qualche sera, va a fare delle scorribande in giro e va a intervistare qualche persona. A rompere le scatole a qualcuno. Esatto. Allora adesso andiamo a vedere a chi ha rotto le scatole. No, queste sere, vediamo. Chi è che schi? Vai, chi è? Chi è? Vai. Ciao Giorgio, ciao. Monica. Quando si dice Giorgio, lui si dice il programma Musica Viva, mi raccomando, seguiteci sempre. Tutti i martedì. Abbiamo passato un pomeriggio bellissimo a Torre Chiara, al Pier Maria Rossi. Giorgio era con noi, ha fatto anche le dirette e tutto. Ma la cosa piacevole è che adesso è finita il pomeriggio, siamo in serata per fare una bella pizzata insieme. Ma insieme con quanta gente? Insieme tutti i fan, ma quali ragazzi? Ragazzi, salutate! Evviva! Musica Viva, Vito Attaro, Orchestra Luca Canali, tutti i fans. Siamo tutti, alla prossima. Un abbraccio a tutti, sempre seguito su Musica Viva, il martedì sera ore 20:40, canale 89, Vito Attaro. Ciao a tutti. Ci si vede presto. Ciao. Ma comitato, com'è che quando c'è da mangiare non ci invita mai? C'è sempre. Non riesco a capire questa cosa. È vero, a dieta. E sì che è a dieta, è anche dimagrito, mi ha detto 7 kg. Soffro. Ah. No, noi continuiamo a star bene, te soffri da solo. Allora, innanzitutto grazie Giorgio di queste tue scorribande. Segui il ritmo che senti dentro di te.
solo soffia il vento del tuo respiro su me. Giorno e notte lo ricerco, lo elemosino a te. Vorrei andare lontano, ma non mi muovo da qui, per la maledetta voglia di riprendermi il tuo sì. Al mondo a piedi poi salirò, non importa quel che è stato, come prima ti riavrò. Francesca ci ha sorpreso, ci ha lasciato così sorpreso che ci ha lasciato muti prima senza parole, siamo rimasti tutti senza parole prima di vedere la canzone, pensate voi, esatto. Abbiamo avuto un problema passeggero già risolto naturalmente risolto. Complimenti Francesca per tutti i tuoi outfit, per tutto l'impegno anche mia mamma mi fa sempre complimenti per i miei outfit. Ah sì? Sì, ne ho pochi. Sì. L'armadio pieno, tutto che ormai bisogna prendere un altro. Parla pure al plurale. Gli armadi, ok, no, perfetto. Si scherza. Allora, Francesca, ma non sarà mica il momento di cominciare a introdurre il nostro progettino? Progettino, ino. Cosa stiamo facendo? Lo dico io e lo dici tu. Scout. Ah, ecco. Allora, con l'ausilio naturalmente della televisione, del nostro comitato, di Giorgio, di tutta quanta la troupe e della Baita, tutta anche la troupe di Videotaro, stiamo cercando di organizzare, anche grazie a Francesca, degli spettacoli a forma di talent. Esatto, però riguardante il mondo della musica da ballo. Il nostro mondo. Perché tutti si lamentano, ma non ci sono giovani, non ci sono persone. Allora noi vogliamo provare a vedere se ci sono persone, giovani, ragazzi, ragazze, anche un po' meno giovani, insomma, tutto quello che capita. Donne, uomini, insomma. Interessati a entrare nel mondo della musica da ballo. Eh sì, e un po' di risposta devo dire che assolutamente c'è. Esatto, allora lanciamo un appello qui in televisione su Facebook. Sì, vai tonno. Se volete provare a concorrere, perché alla fine è un concorso, esatto. Riguardante la musica da ballo, ci dovete mandare un piccolo provino a audio, anche col telefonino registrato, a voce, a cappella, diciamo. Si capisce un po'. Esatto, oppure se ci avete già dei filmati su YouTube, ci mandate il link, noi li andiamo a vedere. Lì mandate ai numeri di telefono che tra poco vi diremo, oppure che metteremo sulla pagina di RTA. Anche sui nostri profili, Francesca Mezzadri, Marco Tonelli e Giorgio Graziano, e vediamo se riusciamo a organizzare questo talent, che è una bellissima idea. Sarebbe, pensa Francesca, il primo talent
assoluto riguardante la musica da ballo. Dopo dirai, l'ho inventato io. Come più football, l'abbiamo inventato noi, l'abbiamo inventato. E più siamo e più ci divertiamo. Sì. Allora, qualche adesione è già arrivata. Siamo già a quota, quanto Giorgio? 5? Non so. No, di più. 6? Di più. Ah, va bene. Di più. Noi dobbiamo arrivare a una ventina per poter fare almeno due puntate più la terza che sarà la finale. Ricchi premi naturalmente e cotillon per i vincitori, per tutti i partecipanti. E adesso vediamo come riuscire a organizzare. Intanto seguite i nostri social e mandate, se siete interessati, se volete cantare, i vostri provini. Intanto voglio ringraziare Sandra Giori di Padenghe sul Garda. Sì, bravo. Che dice: comitato non c'è audio. Grazie perché mi ha interpellato. Si rende conto che esiste anche il comitato. Esatto. Un sacco di stupidate anche. Quindi chiedo perdono a cose. Anche Giovanna si è detto che cosa. Però Nadia Baldini ci manda un grosso cuoricione con tanti abbracci. Sì. Gian Roberto Caldana. Idea, non so cosa voglia dire. Gian Roberto, spiegaci cosa intendi con la parola idea. Ma cioè, idea? Forse quello che avete detto. Quello del ma lei comitato non ha proferito parola, cosa ne pensa? Io sono sempre in collegamento con l'altro comitato su ad Albareto. A su Albareto. C'è il distaccamento. Certo. Come al liceo scientifico. E poi Nadia Baldini, buonasera carissimi conduttori, bella trasmissione. Abbiamo due conduttori meravigliosi con anche una bellissima ospite questa sera. Ma quindi, grazie. Che alza la media della bellezza, naturalmente. Ci vuol poco, esatto, alzare la media con noi. Ci vuol poco, effettivamente. Allora, abbiamo parlato della baita che ci aiuterà anche nel nostro talent, perché è in collaborazione con noi, perché le puntate verranno fatte là. Ma pensa che la baita 9 anni fa ha fatto la prima sera, il debutto. Pensa. Debutto con Zilioli. Fai il debutto, poi sei andata a cantare e poi farai, adesso dobbiamo decidere se la presentatrice o la giudice. Quindi hai fatto la baita, ha fatto tutta la carriera. Valletta. La valletta. Quella tutto. Che va dietro le quinte a snasuplare. No, siamo sempre in fascia protetta. No, fare le no, dietro le so. Ma no, non li vedi talent di ah, oggi. Scusa, no, sì. Come faceva la Belen o quelli lì, ecco, vanno dietro, ecco. Vanno a sondare un po'. Ecco. Vabbè, faccio quello che serve, mettiamola così. Vabbè, non si dice. Non si dice. Visto che faceva anche le pulizie, dopo faceva tutto lei. No, piuttosto le faccio io. Il comitato fa tutto, quindi... Con un bel grembiulino, uno spolverino. Hai visto? Esatto. Però io direi anche con la minigonna. I want to break free. Gli mancano i baffi. I baffi. Da sparviero, oserei dire. Allora, mandiamo adesso il filmato che ci hanno mandato. A fare un giro, ha trovato il nostro amico Paolo Bertoli. Che ha delle novità anche lui. Sentiamo. Ma non dovevi dirlo, è la sorpresa. Sentiamo. Cosa ha detto? Buonasera, bentrovati. Ci troviamo al Dancing La Baita di Borgotaro. E siamo qua per proporvi con Paolo Bertoli, con la sua associazione La Music School, un nuovo corso partito giovedì scorso. Con la qui presente maestra Francesca De Riti, disponibilissima, capace, preparata per ballo liscio, balli di gruppo e caraibici. Esatto, giusto? Esatto. Vuoi dirci qualcosa di te? Sì, i corsi sono aperti per tutte le fasce d'età e per chiunque vuole passare una serata in bella compagnia e per divertirsi molto. Bene ragazzi, noi che dire, vi aspettiamo. Bertoli, sorride, se no non lo riconosco, non c'è ancora capito. Vi aspettiamo tutti qui ogni giovedì in compagnia della maestra Francesca per ballare e stare tutti in compagnia una bellissima serata. Noi qua alla baita vi aspettiamo, Bertoli c'è, la maestra pure, facciamo un caloroso saluto agli amici di Musica Viva che questo video l'abbiamo girato per loro e noi vi aspettiamo, va bene? Vi aspettiamo tutti. Buona serata a tutti, ciao, a presto. Oh, grazie agli amici della baita, grazie a Giordano, grazie a Paolo e grazie a Francesca. Anche lei Francesca. Francesca e Francesca. Allora, noi naturalmente ci dobbiamo sdebitare assolutamente perché ci fa piacere che ci mandate i video di tutto ciò che succede e mandiamo questo bel video di Paolo Bertoli. Balada de Fuego. Vamo là. Thank you.
che bel video Paolo Bertoli, eh? Bello, facevamo proprio le lodi al video. Castello di... Vigoveno, Piacentino, salendo da Salso, andando verso Pellegrino Parmense, sulla destra si vede il castello di Vigoveno. Bello, ok, bello. Perfetto. Molto bello, bravo Paolo, complimenti, bellissimo video. Brava la, tutta la produzione, le edizioni, credo Bagutti, assolutamente credi, sì. Credo bene. Credi bene. L'anno scorso su Parabite mi ha promesso che viene a trovarci. Oh, ma noi lo aspettiamo a braccia aperte, Paolo. Paolo. Comunque anche Franco. Paolino. Anche Franco. Poi ci darà una mano anche durante il talent. Ah, meno male, comitato, bravo Franco. Stiamo Facebook, andando forte, vediamo cosa dice Facebook. Ah beh, qua arrivano, continuiamo a essere internazionali, dica. E questo è Cipriano Toma, Cipriano, che parla del nostro magnifico conduttore. Quale? Lui? Il magnifico conduttore è quello più grosso in questo momento, io. Perché lui è calato. Lui se continua perde il titolo di conduttore, se continua a dimagrire. Bisogna dire che qua si pesa in funzione della... Noi le persone importanti. Il primo conduttore è quello di peso. Quello di peso. Esatto. Detto, quanto tempo, signor Tonelli, vi sto guardando dalla Spagna, by Cipriano. Ma che piacere, Cipriano, grazie. Ma meraviglioso. Ma come sei venuto? Veramente meraviglioso. E sto incantato. Sono incantato dalla Spagna. Cipriano, grazie che ci stai. Ma come sei riuscito a metterti in contatto con il nostro programma? Faccelo sapere, mi raccomando. Poi, basta? Basta, veramente una basta, sì. Adesso non sono riuscito a vederli tutti perché stavo controllando che tutto sia a posto, quindi fosse a posto. Oggi devo dire, parlo un po' a bassa voce perché non voglio che mi si... Il comitato c'ha la tecnologia un po' avversa. Ballarina. Vedi, sta già cominciando a parlare come Belen, è già in clima talent la Francesca. Cipriano, senti parlare. Ma la licenza è della Belen. Magari arriva qua da voi. La sapete, che, sapete che ha avuto un figlio con uno di Varano Melegari, era lì vicino. Ma lei sa queste cose e non ce lo dice. Ha fatto le elementari, le medie a Varano Melegari, aveva il distributore dell'Essa Fornovo, quello in uscita dal paese, il suo moroso. Il suo compagno, quello con cui ha avuto l'ultima figlia, adesso non mi ricordo, che era il parrucchiere, che gli ha dato due spazzolate mentre siamo in fase. Nel senso che l'ultimo parrucchiere sono stati insieme per dia sul tempo. Ma non si può. Dicono che è un bellissimo ragazzo, io preferisco sempre Francesca, comunque. Certamente. Rimango tradizionalista. E comunque si è famoso, è rimasto. Cioè, aveva un distributore lui. C'aveva un distributore. Un distributore d'amore. Sì. Esatto. Un bravissimo ragazzo, comunque, ancora nei cuori e nelle menti di tante persone di Varano. Una bella famiglia anche. Quindi. Va bene, ma noi di Belen non ce ne frega nulla, caro comitato, perché abbiamo qua la nostra Franci, Gigi e la nostra Francesca. Esatto. Ecco. Vamola là, esatto. Carne d'ossa. Esatto. Allora, devo dire che con i video Francesca dava del filo da torcere, primo e quell'altro là. Guarda, pensavo di rimanere deluso da quello là, invece appena vuole sapere il mio parere, comitato? Mi dica. Io preferisco la Francesca. Perché sa fare le lasagne e i cappelletti. Allora, assolutamente. Perché non mi hai invitato? Farevo anche questo. Ecco. Assolutamente sì. Allora, comitato, visto che siamo in tema così allegorico, goliardico, esatto. Io pensi, comitato, che il prossimo video non c'è una signorina, né due signorine, né tre signorine, ma ben quattro signorine belle come la quattro. Quattro per quattro. Dall'altra volta già abbiamo visto la moto. Esatto. Vuoi dire tu le tue colleghe? Le sottane. La Rita, la Sabrina, la Chiara, le sottane. Ma l'avete fatto al mare anche abbiamo questo abbiamo fatto in una video, trilogia. No, quello del mare la prossima volta. Ah, okay. Sì, aspettiamo. È stata una trilogia anche qua, come sai, sì, film. Esatto. Come Signore degli Anelli. Sì, come Annalisa, che adesso ha fatto un
Dutri, esatto. È stata la prima e è stata la più simpatica, anche da girare insieme a regista, ci siamo divertite molto. Esatto. È stato proprio bello. Allora arriva il mambo. Bravo. Quindi spostate i tavoli, sì. Mettetevi a ballare, sì. Perché arriva lei, la sottana. Eccola. Vai. Contento? Molto, 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 no. Molto interessante. No, visto video. Che da tecnico video è interessante. Ecco, merita, merita. No, visto che è quasi puntata... bello come quello dei poveri ma brutti, uguale. Grazie, grazie. Specie soggetti uguali, belli uguali. Grazie, 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 grazie. No, visto che la puntata ha preso una piega un po' goliardica, devo dire, sì, sì. Allora, ma buttiamola tutta così. È già stata esatto. Brutta la realtà qua fuori. Qua però mi si sta, maestro Tonelli inizia a avere tanti follower, tutti maschi, tutti attenzione. Maschi. Tutti maschi, eh. No, 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 lei, va bene. Maestro, veda lei, però tutti maschi, decida lei cosa vuol fare. Chi insomma. È, chi è? Luca Caminati, ciao ragazzi, ma soprattutto un saluto al maestro Tonelli. Oh, ciao Luca! Ciao!
possiamo invece... salutare Luca Luca! Luca Luca! E sentiamo esatto. Anche suo nonno Desiderio. Si chiama Desiderio? Che bel nome! Ma che bel nome! Ma di nome di cognome? È suo nonno che l'ha fatto cominciare a suonare la fisarmonica e allora... Ma che bello! Ma di nome o cognome Desiderio? Perché... No, di nome! Ma che bello! Sì, sì, sì. Fantastico. Bravo Luca! E bravo Desiderio! Bravo! Sì. E poi ci sono due buon gustai però, eh! Sì, ci sono due buon gustai... che apprezzano molto Gigi, no, scherzo. Uno si chiama Pablo e l'altro Daniele. Gigi, contento? Pablo e Daniele. Pablo e Daniele, Pablo, allora, ho capito chi è. Pablo Carrasco è Vichez chi è Pablo. E Daniele Poluzzi dicono bellissima Francesca. Ciao ovviamente. Saluti a tutti e bellissimo programma. E poi invece Daniele grazie. Poluzzi, buona serata a tutti voi, con un abbraccione in particolare alla bravissima Francesca Mezzadri. Glielo diamo noi l'abbraccione, No, glielo diamo dopo. Dopo glielo diamo, il nome è suo. Però la colpa è sua, gliela abbiamo dato perché ce l'ha chiesto lei. Noi non glielo volevamo dare. Anche lui. Quasi. Scherziamo, scherziamo. Allora, cari amici, Cary Cooper, come diceva un noto comico, Cary Baldini. Cary Baldini, esatto. Il tempo sta lentamente finendo e noi dobbiamo ancora parlare del nostro talent velocissimamente. Il talent. Abbiamo capito che io faccio la factotum, però insomma, sì. Se avete il desiderio di cantare, o se suonate la fisarmonica, il sax, il clarino, la chitarra, o vi piace cantare e vorreste provare l'emozione di cantare su un palco, di entrare anche magari in un'orchestra, anche perché ci saranno magari gli addetti, magari incidere un brano inedito, magari fare un video, potrebbe essere il premio, perché no, perché magari, no, magari suonare, andare a cantare con l'orchestra, con qualche orchestra in giro, come ospiti, chissà, come chissà, noi ve lo diciamo, così diciamo troppe cose questo giro, sta spogliando. Ragazzi, ma stiamo eliminando tutti i segreti della trasmissione, noi vediamo. Adesso vi rimpicciolisco, così si vede meglio. Esatto. Comunque, insomma, se vi piace questo mondo, venite a trovarci. Chiamateci. Chiamateci, seguite i social della pagina di RTA Videotaro, oppure il social di Francesca Mezzadri, oppure anche il mio, oppure anche quello di Giorgio, Musica dove Viva. Ci saranno tutte le. Esatto, o quello di Musica Viva. Musica esatto. Viva, siamo, ma dopo tenete quando conto che siamo una potenza, abbiamo più di 60.000 follower in tutte le pagine che seguiamo, ecco. Tra Parmense e RTA Videotaro, quindi... allora bisognerà che cominciamo a buttare fuori la nostra pubblicità, ormai è ora, facciamola, fatela, tanto che siamo belli, allora signori, noi vi ringraziamo anche per questa sera, per averci guardato nonostante tutta la nostra vi ringrandisco solo perché siete voi, saranno degli altri, esatto, molto tenete in piccolo, noi siamo in replica domani mercoledì alle ore 15 e anche venerdì alle ore 20:40, ma anche il sabato ore 15, quindi non avete scuse, ci dovete guardare per forza, al limite se voi non potete guardare le repliche, noi ci vediamo martedì prossimo, però guardate le repliche. Certo. No, sono via. Basta, via. Buona serata. Un saluto a tutti. Ciao Francesca. Ciao, ciao a tutti voi. Ciao a tutti. Ciao. Musica viva, gridiamo e viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare e anche ballare. La musica viva con noi. La musica viva con noi.